alle autorità presenti, al nostro sindaco, professoressa Fiorella Mastria, alla nostra dirigente, professoressa Serena Alemanni, ai docenti, alla presidente Unicef Puglia, dottoressa Giovanna Perrella, ai ragazzi e alle ragazze dell'Istituto Comprensivo di Radio Neviano e a tutti i presenti. Come gran parte di voi ormai sanno, sono Ludovica Lagna, frequento la 4B della scuola primaria di Neviano e sono stata eletta sindaco nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto con il loro voto. Un ringraziamento speciale, è doveroso farlo, all'Associazione La Fiducia, in particolar modo ad Angelica e Suel, che ci hanno aiutato in questi mesi che hanno preceduto le elezioni, a formarci e a prepararci per affrontare questa esperienza tutta nuova per noi. Un sentito grazie anche alla maestra Daniela Minisgallo, che in qualità di referente della scuola ha coordinato tutto il progetto, spronandoci a mettersi in gioco, ad avere il coraggio e a crederci sempre. Per la verità sono un po' intimorita dalla responsabilità che comporta l'accettare questo incarico, ma allo stesso tempo consapevole dell'importanza del ruolo che mi accingo a ricoprire. E mi impegno solennemente, insieme ai consiglieri eletti, a realizzare le proposte avanzate nei vari programmi durante la campagna elettorale. Sono molto contenta e onorata di rappresentare tutti gli alunni della nostra scuola. Il nostro intento è quello di far sentire la nostra voce, anche se ragazzi, con l'aiuto, la collaborazione e l'esperienza degli adulti, sempre preziosissima. Spero di essere all'altezza della situazione, di non deludere nessuno. E se mai dovesse accadere, sono pur sempre una bambina di 10 anni che con caparbietà e determinazione ha voluto cimentarsi in questa esperienza. Mi impegno a collaborare con il nostro sindaco, professoressa Fiorella Mastia, ed affiancarla nelle occasioni in cui riterrà opportuno coinvolgermi. Mi impegnerò ad essere d'esempio e di stimolo per tutti, per far capire che la cosa pubblica è un bene di tutti e in quanto tale va curata, preservata e rispettata, tenendo bene a mente e mettendo in pratica le regole della buona convivenza civile nel rispetto della legalità. Concludo rinnovando tutto il mio grazie e consentitemi di ringraziare soprattutto la mia famiglia, che seppur con qualche dubbio e perplessità mi ha sostenuto con amore e affetto, condividendo la mia decisione di avventurarmi in questa nuova avventura. Grazie e buon lavoro a tutti.